Un saluto da parte mia e da parte di Peppone, sì ragazzi, perché Peppone è qui con noi. Allora, siamo qua oggi su questo video che tratta del Clash Royale, perché Clash Royale, ragazzi, ormai da qualche giorno si è aggiornato, quindi noi andremo oggi a vedere quali sono gli aggiornamenti. Ci troviamo qua sulla mia schermata del telefono perché ci tenevo comunque a farvi vedere che il logo di Clash Royale né qui né su presto è cambiato. Detto questo, io penso che possiamo entrare. Entrando notiamo già le prime notifiche, cioè questo mega tsunami dietro più il pescatore col suo fido pesce in mano al posto del mascalzone. Arrivati nella cosiddetta invece schermata home, vediamo quelli che alla fine sono stati gli aggiornamenti, cioè a parte qua io che sono riuscito ad arrivare al livello 11 e qua la cosa delle missioni che è stata rimpicciolita per dare spazio al pass, per dare spazio appunto al pass royale, missioni che comunque alcune sono state semplificate, ragazzi, e mi pare che alcune parole sono state anche cambiate, perché ad esempio qua io ho notato dove sta scritto vinci 10 scontri, poi non vorrei sbagliarmi, però mi pare che prima c'era scritto vinci 10 battaglie. Però comunque bene o male niente di irrilevante, pure se è buona questa cosa che hanno semplificato alcune missioni. Appunto, detto questo, ci sta appunto il pass royale. Il pass royale che purtroppo, ragazzi, costa ben 5,49€. Io, non essendo uno scioppone, almeno su questo account, non lo prenderò, pure se dà veramente tanti vantaggi. Dà veramente tanti vantaggi, oltre appunto a questa pila di bauli della corona, perché al pass royale si prende anche l'oro, i gettoni di scambio, le skin, quelle lì delle torri, cioè che in realtà è una skin soltanto, e anche emotion, tipo quella lì del pesce che abbiamo visto all'inizio, che è leggendaria. Poi alla fine arrivati a 35, però a voglia prima di arrivarci, baule leggendario sia per chi ha il pass sia per chi non ce l'ha. Oh, pass royale che oltre a questi vantaggi qua nei premi ti dà anche un altro vantaggio, che ragazzi è quello che se uno sugli slot bauli ha più di un baule, quando un baule ha finito di sbloccarsi, il secondo, quello quindi che viene dopo, si sblocca automaticamente senza che uno lo va a fare manualmente, quindi è una cosa buona anche questa. Poi il terzo vantaggio, che è quello più importante, che è quello che mi fa rosicare di più e che mi farebbe venire voglia di prendermelo, è appunto che se noi andiamo qua, beh, sul clan non è cambiato niente, ragazzi, però se noi andiamo qua su sfide, hanno aggiunto due sfide, una che non c'è più, che era che ti davano solo oro e alla fine all'ultima vittoria gemme, ed era a 3 sconfitte, infatti io le gemme non sono riuscito a prenderle. E la seconda appunto è questa qua, che finisce tra un giorno e 23 ore, ed è uso il pescatore prima di tutti, si chiama così. Vabbè, dove io sono arrivato solo a 3 vittorie, però non ci fate caso, perché io ogni volta che ci stanno le sfide con le sconfitte, cioè già tanto che sono arrivato a 3 vittorie. Qua dove in queste sfide qua, ovviamente, in questa sfida qua ovviamente davano la nuova leggendaria, come hanno sempre fatto quando aggiungevano delle carte, quelli della Supercell, più i bauli e più vabbè l'oro e più vabbè questa emotion che mette sempre in mezzo appunto il pesce. Il vantaggio, tornando a noi, del pass royale è che in qualsiasi tipo di sfida noi, ragazzi, cioè noi, per chi ha il pass royale può continuare la sfida anche se ha perso 3 volte, continuare la sfida fino a che in poche parole non arriva alla fine, cioè in questo caso qua. Infatti c'è scritto qui gioca senza alcun limite, e quindi non sei costretto a pagare in questo caso 100 gemme, comunque non sei costretto a pagare delle gemme. Infatti questa cosa mi fa, come vi ho detto, molto molto rosicare. Infatti nel prossimo video di Clash Royale mi vedrete col pass royale, ma non è vero ovviamente. Dopo appunto la sfida del pescatore, ci sarà il torneo della nuova stagione, appunto la nuova stagione che si chiama Inondazione, con questo tipo di sfida che sinceramente a me non mi è mai piaciuta, devo essere sincero, perché
mi dà un sacco fastidio che questi premi per averceli devi pagare 500 gemme. Cioè, a parte il fatto che io 500 gemme non ce l'ho, ma anche se ne avessi avuto il doppio, cioè se dovevo usare delle gemme le ho usate a questo punto per usare le motion tipo, cioè tipo queste, della principessa che è carina, che dice yeah, che potrei anche comprarmela, però sinceramente punto ad altre emotions, visto che ci troviamo qua nel negozio possiamo dire che i prezzi, questi reali per comprarsi le gemme sono rimasti così, i prezzi per avere l'oro sono rimasti così, i prezzi dei bauli pure, i prezzi per le provocazioni pure. E purtroppo anche i prezzi per le leggendarie, io speravo fino alla fine che abbassassero un po' il prezzo, però hanno lasciato purtroppo 40.000. Sul negozio non è cambiato niente, a parte che sta cosa del pass royale che ce l'hanno messo pure qua, no? Te lo mettono dappertutto per provare a fartelo prendere, no? A parte questa aggiunta, anche qui del pass royale, quindi che noi lasciamo da parte, hanno aggiunto questi due pacchetti molto convenienti da 5,49 e da 21,99, che ovviamente vabbè io non comprerò, però per chi shoppa sono almeno quello da 21,99, cioè se se lo prende non è male, non è per niente male. Prima di questi due pacchetti molto vantaggiosi ci stava un pacchetto, e ci sta ancora per chi non l'ha preso, in cui ti danno 2000 d'oro più 4, tutti e 4 i gettoni di scambio, quindi quello comune, epico, raro e leggendario, più un baule leggendario gratis, dove io ci ho trovato la scintilla. Ovviamente per chi sta sotto l'arena 4, cioè al posto del baule leggendario troverà un baule magico, pure al posto dei gettoni troverà un baule cangiante, non lo so, insomma, no? Non è che se può mettere a trovare il baule leggendario, grazie al cavolo. E quindi nel negozio, bene o male, è questo. Il goblin è rimasto così, sempre col suo baule fortunato per la mano. Riguardante qua, appunto, il mazzo da battaglia, non è cambiato niente a parte. No, perché siamo tornati qua? Non è cambiato niente a parte, vabbè, questa leggendaria che deve uscire prossimamente. Però riguardante le provocazioni, se andiamo a vedere così non è cambiato niente, no? E io speravo cambiassero, nel senso no che cambiassero, nel senso che aggiungessero qualche provocazione del pescatore, cosa che hanno fatto come abbiamo visto anche nel negozio, però che devi avere, cioè che puoi avere o col pass royale o con pagando soldi reali, quindi al negozio. E io speravo che ci fosse almeno una sola provocazione che si potesse comprare con le gemme, come tutte queste, però non è così. Però a parte questo, vediamo qua sotto le motions che appunto ho io, vediamo la collezione delle torri. Cioè la torre quella normale che hanno tutti quanti, più la torre questa qui che si ha col passo royale, che sarebbe un acquario con dentro uno squalo, coi bordi dorati. Quindi è una cosa carina, diciamo, questa che hanno aggiunto nelle provocazioni. Oh, poi dopo tutti questi vantaggi che comunque ti dà il pass royale, uno può capire anche se qualcun altro appunto c'ha un pass royale, perché ragazzi una cosa bellina che hanno aggiunto è che per chi ha il pass royale ovviamente il nome diventa dorato. Ad esempio questo qui che si chiama Armando del mio clan c'ha il nome dorato, e in più chi compra il pass royale lo fa sapere automaticamente al clan. Infatti per chi se lo compra gli compare questo qua, no? Massi, che è un altro del clan che se l'è comprato, ha ottenuto il pass royale. E quindi diciamo che sono cose così piccole ma carine, no? Come è carino quello che hanno aggiunto nel
nel comunque nel, nella quella che è la nuova arena leggendaria, perché oltre questo sfondo cambiato, che adesso è uno sfondo di mare con quattro scogli buttati così, se noi andiamo qua vediamo appunto quella che è la nuova arena leggendaria, che io pensavo all'inizio, prima dell'aggiornamento, che fosse una nuova arena che aggiungevano in più. No, invece è una nuova, diciamo, skin dell'arena leggendaria, che adesso quindi sarebbe una barca di pirati, quei due gabbiani che la sorvolano tutta quanta, una barca di pirati, diciamo, con carina, con, se uno ci va a fare le partite, con gli spalti degli arcieri, dei goblin, e pure uno o due giganti con dello zucchero filato in mano. Devo dire per estetica, cioè, è stata molto carina questa cosa di mettere delle truppe tipo a tifare, no? E poi è stata carina anche questa cosa che hanno messo qua, no? Dove stanno questi premi, come sfondo dietro hanno messo, cioè, hanno messo un paesaggio marino, cioè, a differenza di, vabbè, delle leghe, che, cioè, delle arene, volevo dire, appunto, che dove stanno i premi lo sfondo è del tipo dell'arena, no? E poi riguardante appunto i premi, un cambiamento che hanno fatto è stato quello di aggiungere qua la gabbia per goblin come premio, arrivati a 3750 coppe, e invece qua per tutte le leghe gli hanno messo questo sfondo marino. Poi non vorrei sbagliarmi, ma mi pare che alla fine di questi 30 giorni, ragazzi, alla fine di questi 30 giorni, l'arena leggendaria cambia, viene la nuova stagione, questa è la prima stagione, l'inondazione, e ne viene quella successiva, e con l'arrivo della successiva stagione dovrebbe anche cambiare l'arena leggendaria, quindi diventare, cioè, avere una skin diversa. Non so se sarà così, devo dire che non è male come cosa. Poi ovviamente col nuovo aggiornamento hanno fatto anche dei bilanciamenti riguardanti alcune truppe, che sono andati quelli della Supercell a migliorare e allo stesso tempo anche a peggiorare alcuni aspetti della carta. E poi, bene o male, ragazzi, le altre cose le hanno lasciate così, no? Come stanno, non sono andati a ritoccare altra roba. Comunque devo dire che è stato un aggiornamento molto bellino, e ragazzi, per questo video penso che sia di essere arrivati alla fine. Pertanto Roman Reigns e Peppone vi salutano, ci vediamo al prossimo video. Alla prossima.